Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 2 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Ariete. Troppe incombenze vi bloccano. Troppe incombenze stamani, del resto dovreste aspettarvelo di sabato, oltretutto con Plutone imperioso allo zenith in quadratura al vostro segno, buon amico della Luna sonnolenta. Si risveglierà quest'ultima, ma nel pomeriggio, quando entrando con un salto nel vostro segno vi ricorderà che la sera è fatta per andare in vita, divertirsi, ballare o, perché no, ripartire per un weekend tutto natura. Con prudenza, però, perché Marte passato all'opposizione vi ricorda che non tutti quelli in circolazione sono assi del volante, ci sono anche gli irresponsabili, i frustrati e gli incoscienti che guidano in stato di ebbrezza. Ugualmente dannoso lo scontro di opinioni, specie se condotto tra lingue viperine, la battuta feroce può essere più letale di un'arma da taglio. Trionfo, gioia, felicità e realizzazione. In amore è il successo pieno, l'appagamento di sentimenti e desideri, la riuscita di progetti. Amore solido che presto potrebbe sfociare in un fidanzamento importante, in una convivenza, in un matrimonio. Potrebbero arrivare, da un momento all'altro, notizie piacevoli, importanti, che annunciano il successo. Decisioni importanti in ogni campo, ottime prospettive sul lavoro, negli impegni, tra amici. I single potrebbero incontrare l'anima gemella o trarre successo pieno dai loro nuovi incontri. Sgombrate il vostro cuore da ogni dubbio sul vostro partner. Non fatevi soverchiare da essi e compromettere così la vostra storia d'amore. Vorreste che un'amicizia diventasse più profonda? Potreste impegnarvi di più visto che oggi è favorevole all'approfondimento di sane e disinteressate amicizie. Chi cerca trova, se di recente avete smarrito qualcosa provate a cercare meglio. Oggi è il giorno buono per ritrovare oggetti perduti. Ma sarete altrettanto sbadati e rischiate di perdere qualcosa ancora. Buone occasioni per realizzare alcune vostre idee. Quindi mettetevi di impegno e portate a termine ogni cosa con costanza e perseveranza. Momenti di leggerezza e di spensieratezza, in serata i nati di lunedì, giovedì e sabato gioveranno di momenti intensi di tenerezza. Bene anche il fronte economico che, pur non del tutto soddisfacente, non vi darà occasione di preoccupazione. Meglio una certezza oggi che tante possibilità domani, ma di cui non avete nessuna certezza. In fondo ogni tanto dovete essere pratici e cogliere le occasioni concrete a volo. Prima di affrontare qualunque spesa riflettete molto bene e fate in modo comunque di poter decidere se farla o meno anche all'ultimo minuto. Non date nulla al per scontato. Fate del bene, cercate il modo di aiutare chi è in difficoltà. Portate un sorriso, fate visita a qualche ammalato e donate a chi è in difficoltà. Vi sentirete diversi e in grado di abbracciare il mondo intero. Non dedicate molto tempo a progetti che sembrano campati in aria, siate pratici e abbiate senso organizzativo. In altre parole, non rincorrete progetti impossibili. Configurazione abbastanza fortunata in cui diversi pianeti le vostre qualità migliori, come la solarità, l'altruismo, la lungimiranza sono messe in evidenza oggi da ottimi transiti planetari odierni. Solo Marte e Plutone sono oggi ostili, ma Venere, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, portano tutti l'acqua al vostro mulino. Mattinata svogliata nonostante Plutone allo zenith vi chieda di collaborare ed essere più attivi. Ma con la Luna in dodicesima casa proprio non ce la fate. Risveglio nel pomeriggio quando la bianca signora passa nel vostro segno e subito si scontra col vostro astro guida Marte all'opposizione, insomma o troppo poco o troppo, la via di mezzo non è nelle vostre corde. Settembre dunque inizia con la migrazione dannunziana ma con la battaglia che stavolta potrebbe anche vedervi dalla parte dei perdenti. Rassegnatevi. Oggi partner e socio sono più forti di voi. Amore ed Eros. Musi lunghi e battaglie, soprattutto la sera cena, se poi a tavola siedono anche persone delle rispettive famiglie. Il contenzioso si alza di livello. Il partner vi dà contro ma voi rispondete per le rime,
un braccio di ferro al 50% senza vinti né vincitori. Se lui o lei pensa di mettervi i piedi in testa ha sbagliato indirizzo, stamane forse eravate un po' abbioccati, ma in serata, recuperata la vostra energia, siete pronti al duello all'ultimo sangue. Venere in Leone, se appartenete alla terza decada arietina, vi fa riconoscere i valori profondi di un rapporto. Se invece siete single, vi scoprite ricchi di fascino, grazie a Nettuno sorridente. Proprio adesso nel buon vicino segno dei pesci, potete sfruttare questo momento e guardarvi attorno con più attenzione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 14 al 17 del mese di aprile. Non tarderete a scoprire che a qualcuno non siete proprio così indifferenti. Il gusto per l'avventura non vi abbandona mai e anche quando accanto a voi c'è un amore solido e costante. Fate attenzione a tenervelo caro e a non farvi influenzare dai comportamenti generali che fanno gli altri. Lavoro e denaro? Mattinata fiacca col capo che vi guarda impensierito. Inizia settembre, il tempo delle migrazioni, forse per gli armenti, nel vostro caso lo spostamento è al contrario, basta vacanze, basta follie, basta distrazioni. Anche i ragazzi tra un po' torneranno a scuola. È ora di mettere la testa a posto, ma chi ne ha voglia? Siete molto facilitati nel lavoro di squadra. Urano, in bell'aspetto dal segno della mediazione e del buon senso, il Toro, vi facilita il lavoro d'equipe dove risalta la vostra personalità estrosa e capace di dare sostegno agli altri. Siete liberi professionisti? Un nuovo progetto vi carica del vostro contagioso entusiasmo. Benessere. Fiacchi di mattina, su di giri in serata, se gli altri vi danno contro vi infiammate subito perdendo la trebisonda, risultato emicrania e pressione in rialzo, lo yoga vi potrebbe aiutare. Per lei, che idea fare micio micio per tutta la settimana e poi litigare con lui proprio di sabato sera, quando vi stavate preparando per andare a ballare o per una pizzata con gli amici. Un tocco di cipria, occhiali scuri per nascondere le lacrime e poi vi sedete lontane da quell'insensibile, capiranno tutti. E capirà anche lui. Per lui, tornano le solite abitudini, competitività in azienda, gare in palestra o tra amici. Tutti energici, pimpanti, combattivi, tiratevi su. Colore delle emozioni, rosso pomodoro. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 5, finanze, 9, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.